per i finanziamenti degli ospedali. Gli finanziamenti degli ospedali nascono da una legge antica del 2000, giù di lì, l'articolo 20. Dovete sapere che in Toscana con quei finanziamenti sono stati finanziati 5 ospedali che oggi sono funzionanti a regime e stanno andando avanti. Con gli stessi finanziamenti di quegli anni non è stato realizzato in Calabria nessun ospedale. L'ospedale per esempio di Locri, manca soltanto del progetto esecutivo per portarla alla stazione unica appaltante. Si tratta di 14 milioni che sarebbero ossigeno per le nostre strutture e per il nostro mal combinato struttura ospedaliera. Devo dire stasera che forse sono persi i soldi per Polistena. E devo aggiungere che i 10 milioni per la Casa della Salute di Siderno potevano essere benissimo consegnati, perché il progetto esecutivo c'è, adesso è tenuto negli uffici dell'amministrazione sanitaria della provincia di Reggio Calabria, quindi era pronto già a febbraio, ancora non è stato trasmesso alla stazione unica appaltante, con il problema che il 31 di dicembre noi rischiamo di perdere i finanziamenti per l'ospedale di Locri e per la Casa della Salute.